E bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul mio canale YouTube. Come avete già letto al titolo, oggi risponderò alle vostre domande. Per chi non lo sapesse, qualche giorno fa sul profilo Instagram della nostra webserie è uscita una storia dove appunto potevate scrivere le vostre domande da fare a me per quanto riguarda il mio canale YouTube. Ci avete scritto in tantissimi ragazzi, anche in direct, troppi, troppi ma troppi. E quindi abbiamo deciso soltanto di rispondere a 12 domande, ma le altre comunque le abbiamo già salvate e quindi prossimamente faremo un altro video di questo genere dove risponderò io alle vostre altre domande. Partiamo subito, se no il video viene troppo lungo e quindi non perdiamoci in chiacchiere. Partiamo subito con la prima domanda, che è: da cosa nasce la tua passione per il calcio? Allora, io il calcio non è che proprio lo seguivo da bambino, ma ho iniziato a seguirlo verso il 2012-2013, proprio quando l'Italia perse la finale dell'Europeo contro la Spagna per 4-0. Poi io comunque vedevo moltissimi video su YouTube per quanto riguarda i veri campioni come Roberto Baggio, Maldini, Zanetti, Del Piero e molti altri che adesso non vi starò qui ad elencare. E quindi la mia passione per il calcio nasce proprio da questo, vedendo comunque grandi campioni dell'Italia, non solo, anche Maradona, Pelé, eccetera. Non perdiamo il tempo ad elencarli perché sarebbero veramente troppi. Poi andiamo avanti, perché ho deciso di aprire un canale YouTube? Allora ragazzi, per chi non lo sa, il mio sogno è di diventare telecronista, commentatore sportivo, e quindi ragazzi io volevo provare a fare esperienza. Ho iniziato, per chi mi segue dall'inizio, su Twitch, sul punto dove poi non mi sono trovato proprio benissimo, quindi ho deciso di aprire un canale YouTube. Questa esperienza mi sta comunque piacendo, la porterò avanti anche in futuro, non penso comunque di mollare prima o poi, questo poco mi assicuro. Poi andiamo avanti, che squadra tifo? Che mi chiedono che squadra tifo. Allora, io rispondo comunque, anche se mi fa un po' ridere perché penso che si nota dal canale YouTube, perché il contenuto principale è quello, si parla della mia squadra del cuore. Io tifo per il Cosenza Calcio, per chi non lo sapesse, penso che voi lo sappiate, dato che si vede, ci sono un sacco di video, tutti i video sono sul Cosenza. Sì, io tifo Cosenza Calcio, ragazzi, è una passione che forse non smetterò mai, non smetterò mai. Poi, un'altra domanda. Perché hai fatto la canzone Co come mai tu in B non ci sali mai? Allora ragazzi, questa canzone non l'ho inventata proprio io, cioè sì, l'ho fatta io, però diciamo che nasce dal fatto che quando il Catanzaro fu eliminato dai playoff, un mio amico mi aveva scritto dicendo: Co come mai tu in B non ci sali mai? Poi mi ha chiesto di farci una canzone che tocchiamo il canale YouTube e io da lì l'ho fatta. Poi c'è anche chi mi aveva scritto: ma tu stai imitando Luca Mastrangelo per la canzone Co come mai tu in Champions League? Tu la Champions League, scusate, non la vinci mai. Assolutamente no, ragazzi. Non ho imitato Luca Mastrangelo, ho semplicemente preso la canzone originale e ci ho fatto una parodia come normale che sia. Poi volevo fare questo coro spot verso il Catanzaro, adesso spero che non se la prendano a male. E comunque poi a Luca gliel'abbiamo anche girata. Luca l'ha sentita e gli è piaciuta, si era anche messa a ridere, quindi non se l'è presa proprio a male. Poi, un'altra domanda, dai. Porterai nuovi contenuti, ragazzi? Assolutamente sì, ci saranno nuovi contenuti, li vedrete a breve oppure verso settembre, perché adesso io a breve andrò a fare una pausa, quindi non vedrete video per un po'. Poi a settembre c'è anche la seconda parte della nostra webserie per quanto riguarda i snipers, mi raccomando seguite la prima parte se non l'avete ancora finita di vedere. Passiamo ad un'altra domanda, poi. Quale sport segui oltre al calcio? Allora, oltre al calcio seguo la Formula 1 in particolare, sono un grande tifoso della Ferrari, forse a breve anche come nuovo contenuto che ci può stare, porterò proprio contenuti sulla Formula 1 per quanto riguarda i Gran Premi e altri contenuti. Poi seguo moltissimo anche l'NBA per quanto riguarda ovviamente il basket, in particolar modo mi piacciono i Los Angeles Lakers perché appunto ci gioca il mio giocatore preferito di basket, ovvero LeBron James. Poi mi piace anche moltissimo Kobe Bryant, che purtroppo come sapete è morto, mi dispiace tantissimo. Poi mi piace anche moltissimo Michael Jordan, ho visto la serie The Last Dance su Netflix, mi è piaciuta tantissimo, però diciamo che il mio giocatore preferito in assoluto è LeBron, assolutamente. Poi un'altra domanda, farai le reaction allo stadio? Sì, questo sarà un altro format, sarà un altro nuovo format che farò sul canale. Spero di tornare allo stadio, ragazzi, perché
ancora non si sa, mi pare che adesso il massimo di spettatori sia il 25%, ho letto una cosa simile, però non lo so ragazzi, vediamo dai. Comunque se non faremo le reaction allo stadio, faremo le reaction da casa, che dovevano esserci già dall'anno scorso, poi ci avevo ripensato, ma le farò quest'anno. Poi ragazzi, qual è la partita che ti ha fatto emozionare più di tutte? Aia, questa domanda è difficilissima ragazzi, ce ne stanno un sacco, ma un sacco. Ma diciamo che quella che mi hanno fatto emozionare sono in particolar modo Italia-Spagna, la semifinale di questo europeo, poi anche la finale Italia-Inghilterra, ma diciamo che ce ne stanno anche altre, Cosenza sul Tirol, semifinale dei playoff stagione 17-18, dove poi siamo anche saliti in B, e anche la finale Cosenza-Siena a Pescara, ma diciamo che quella che mi ha fatto emozionare più di tutte in assoluto. Mi dispiace per la nazionale, ma Cosenza sul Tirol, perché veramente ragazzi non credevo ai miei occhi a quello che sta succedendo, non avevo nemmeno capito, perché diciamo che io in quella stagione non andavo proprio a tutte le partite, a qualcuno sono mancato, poi dopo tanto tempo sono tornato allo stadio di Cosenza, è stata un'emozione indescrivibile, quel tifo mostruoso, tutti quegli spettatori, non ci si credeva, sembrava una finale Champions League del mondiale, veramente tutto quel casino, ho pure pianto, quindi diciamo che la partita che mi ha fatto emozionare più di tutto assolutamente Cosenza sul Tirol. Poi un'altra domanda: chi è il tuo giocatore preferito? Allora ragazzi, non è che ce ne sia uno in particolar modo, perché già come vi ho detto in una domanda precedente, ho seguito molti campioni, Baggio, Maldini, Zanetti, Del Piero, eccetera. Poi mi piace anche Maradona, come già detto prima, anche per lei allo stesso tempo, però diciamo che se ne devo scegliere proprio uno, io dico Marul, assolutamente. Marul, il proprio ex giocatore del Cosenza Calcio, è lui il mio giocatore preferito, ragazzi. So che forse molti si aspettavano un Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, invece no, io dico Gigi Marulla, poi ce ne stanno anche molti, non ce ne sta proprio uno in assoluto, però diciamo sì, quello lì. Poi un'altra domanda: chi è il tuo allenatore preferito questa volta? Allora ragazzi, diciamo che mi piaceva Antonio Conte, anche Allegri, anche Piero Braia, che è stato ex allenatore del Cosenza poco tempo fa, però diciamo che adesso attualmente mi piace mister Roberto Mancini, appunto l'allenatore dell'Italia. Diciamo che mi è piaciuto un sacco il modo in cui ha motivato i nostri giocatori, perché ha preso una squadra che era fallita nel 2018 perché non ci eravamo qualificati ai mondiali, adesso siamo campioni d'Europa ragazzi, soprattutto grazie a lui, e quindi mi piace il suo modo di appunto lavorare, giocare. Proprio mi ha anche emozionato questa cosa, quindi assolutamente adesso Roberto Mancini è il mio allenatore preferito. Poi altra domanda: se il Cosenza non esistesse, quale altra squadra calabrese addirittura, manco italiano, ti feresti? Ragazzi, io mi sceglierò questa cosa: se il Cosenza non esistesse, difficile, io ti farei per il Crotone, lo dico ormai. Diciamo che quando il Crotone andò in Serie A per la prima volta l'anno scorso, ho tifato un pochino il Crotone, sono andato a vedere qualche partita lì allo stadio Cecilia di Crotone. Diciamo che se non, appunto, non esistesse il Cosenza, cosa che non penso non succederà mai, tiferei Crotone, perché è la seconda squadra che mi piace di più dopo il Cosenza. Le altre le odio un poco tutte, vabbè, in particolar modo anche una qualcuno lo sa, però sì, dai, Crotone. Poi altre domande ragazzi non ce ne sono, quindi è finita qui. Mi dispiace se qualcuno aveva scritto qualcos'altro, ma purtroppo, come già vi ho detto, siete stati in tantissimi e ci avete bombardato, quindi l'abbiamo scelto soltanto pochissimi. Poi ci faremo qualche video sopra, dai. Per il momento è tutto. Mi raccomando, seguitemi sempre lasciando un mi piace, iscrivetevi al canale, attivando la campanella per rimanere aggiornati su contenuti che usciranno a breve. Bella ragazzi!